Ciao, io sono Marta e vi voglio raccontare alcune storie della mia città, che è Roma. Sono romana, sono nata a Roma, vivo a Roma e sono anche guida turistica di questa città. Beh, vi racconterò una parte dell'inizio della storia della mia città. Allora, innanzitutto dobbiamo parlare di due fratelli. Questi fratelli erano Amulio e Numitore. Loro due vivevano nel Lazio, nella zona che oggi è la regione d'Italia del Lazio, e uno dei due fratelli sarebbe dovuto diventare il re della città di Alba Longa. Amulio era più cattivo e lui salì al trono e decise che sua nipote, la figlia di suo fratello, che si chiamava Rea Silvia, sarebbe dovuta andare in un monastero. Questo monastero era la casa delle Vestali. E Rea Silvia divenne una vestale. Perché? Perché così non si sarebbe potuta sposare. Ma mentre si trovava nella casa delle vestali, il dio Marte si era innamorato di Rea Silvia e Rea Silvia rimase incinta e nacquero due bambini. Questi bambini furono chiamati Romolo e Remo. Quando lo zio vide i due gemelli, si arrabbiò moltissimo e decise che dovevano essere uccisi. La guardia a cui era stato dato questo incarico, però, vide i due bambini e gli si strinse il cuore e decise di metterli in una cesta sopra il letto del fiume del Tevere. Qual era la sua idea? Lasciare che il fiume cullasse i bambini e che poi si fermasse la cesta da qualche parte e questi due bambini venissero accuditi da qualcuno. Così è stato. La cesta si era fermata in una parte dove c'era un'ansa, una curva del fiume, e in questa zona c'erano molti animali. In quel momento arrivò ad abbeverarsi, quindi a prendere da bere, anche una lupa, che sentì il vagito, il pianto dei bambini e quando li vide, gli diede il suo latte, li allattò come se fossero i suoi cuccioli. Dopo poco passò di lì un pastore che si chiamava Faustolo. Faustolo non aveva figli, così prese due bambini, li portò a casa e li fece crescere proprio come se fossero i suoi bambini. Quando diventarono dei ragazzi, Romolo e Remo vennero a conoscenza della loro storia. Così tornarono ad Alba Longa, cacciarono lo zio e rimisero sul trono loro nonno che era Numitore. A un certo punto, però, conoscendo la loro storia, quindi che erano metà umani e metà divinità, decisero di costruire una città, ma non si mettevano d'accordo. Remo voleva costruire la città nella parte della pianura, mentre Romolo voleva costruirla sopra la collina, sopra il Colle Palatino. E quindi continuavano a litigare. Alla fine decisero che chi avesse visto il più grande numero di uccelli sopra la valle sarebbe diventato colui che iniziava la costruzione della città. E indovinate chi fu a vincere? Fu proprio Romolo. Quindi Romolo prese l'aratro e iniziò a scavare il solco sacro che divenne la parte delle mura per costruire la nuova città. Però Remo era un po' noioso, si lamentava sempre e quindi Romolo prese e lo uccise. Ragazzi, Romolo divenne il primo re della città di Roma. Roma è stata costruita nel 753 a.C. Prima di salutarci, vi voglio fare un piccolo riassunto di alcuni dei personaggi. Ecco qui, Amulio e Numitore. Alba Longa, che è la città, Rea Silvia, Romolo e Remo, chiaramente la lupa, il Colle Palatino con il solco sacro e Roma 753 a.C. Ci vediamo per una prossima storia. Ciao!